Guardiamo un attimo i prezzi di questi lettini in un posto così bello. Abbiamo 4 euro al giorno per l'esdraio, 4 euro l'ombrellone. Oppure si può fare la gruppata di due lettini, un ombrellone, per 12 euro tutto il giorno. 12 euro tutto il giorno. Mi viene in mente la Liguria, Ica, con le spiagge fatte di sassi e il mare non proprio meraviglioso. A quanto al giorno? Molto. Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi portiamo nel sud di Gran Canaria in una spiaggia ideale per tutte quelle famiglie come noi che hanno appresso i bambini e per tutte anche quelle persone che cercano una spiaggia caraibica a Gran Canaria. Sì ragazzi, perché a differenza di Fuerteventura, vi lascio qua qualche idea, qui è difficile trovare delle spiagge di sabbia bianca che riescano a ricreare un effetto barriera corallina o comunque colore azzurro turchese dell'acqua, in quanto il fondale della maggior parte delle spiagge di Gran Canaria è o di sasso o di lava vulcanica nera oppure di sabbia sempre nera. Questo fa di un mare pulitissimo un'acqua molto scura. Oggi vi porto in un vero paradiso 5 stelle, ovvero un complesso di hotel, un club, in cui si è cercato di ricreare un piccolo Eden in terra. Già possiamo cominciare a vederlo alle nostre spalle, tutto questo verde artificiale ricreato. Nel sud di Gran Canaria piove davvero poco, il clima è molto più mite rispetto a quello del nord dell'isola, specialmente a quello del centro nord dell'isola, caratterizzato da molto 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 verde e piante. E tante piogge chiaramente. Sono diversi gli hotel come quelli alle mie spalle, tutti dello stesso gruppo, sono tutti ricoperti di sasso e tutto attorno hanno ricreato questo giardino canario con delle piante autoctone. Dove stiamo andando oggi è una zona di estremo lusso, secondo me, il mio modesto parere, insieme a Puerto Rico la zona più ricca in assoluto anche a livello di presentazione del prodotto, e lo vediamo proprio qua davanti a noi in questo momento, più di alto livello di tutta l'isola. Questa è una zona prediletta dai paesi nordici capeggiati dalla Norvegia, che qui hanno voluto investire diversi milioni di euro per ricreare il loro concetto di pace e vacanza di altissimo livello a loro immagine e somiglianza. Ma prima di farti vedere questa spiaggia da Repubblica Dominicana, ti chiedo di lasciare un mi piace di supporto a questo video e di iscriverti al canale Nico Ica se ti interessano le isole Canarie e vuoi rimanere sempre aggiornato con noi su quello che succede in questo bellissimo arcipelago, e di lasciare il tuo commento prima della fine del video perché è molto importante il tuo punto di vista. Ciao! Vuole andare al mare, vuole andare al mare. Questa è tutta una passeggiata che ci collega fino ad Arghineghin. Questa è la bellissima baia ricreata con sabbia non di qua per fare questo gioco di colori, sicuramente molto 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 interessante. Circa 500 lettini per riuscire a coprire le esigenze di tutti questi appartamenti vacanza che ci circondano. Un posto di questo livello che si rispetti deve avere anche il suo porto, un porto dove tra l'altro è stata ricreata una piccola isoletta che mi ricorda un pochino un piccolo canale di Venezia. Tutto estremamente pulito, curato e come deve essere. Forse un po' troppo per alcuni, cosa ne dite? Ora cerchiamo una rampa per poter raggiungere i nostri lettini. Davvero tanta roba, molto molto artificiale, chiaro, vediamo che è tutto fatto ad hoc. Se volevano davvero ricreare questo effetto ci sono riusciti alla grande. Dove mancano le montagne hanno ricreato tutta questa copertura ed è davvero notevole ragazzi, posso dirlo, notevole. Qui ci sono tra l'altro i pedalò e qui è un club in questa isola dove ci sono dei lettini di bambù, tutto con le palme, molto carino. Ti viene il ragazzo con la polo a portarti una buona caipirinha con ghiaccio. Non sono molto da questo stile di vita, mi conoscete, però devo dire che appaga l'occhio. E non solo. Come vi ho già detto tante volte, il bello attira il bello. Qua ci sono tantissime persone alla ricerca di un lusso che a Gran Canaria è difficile da trovare. A livello turistico, non fraintendetemi. E quindi si infilano tutti qua. Per i bambini, chiaramente, giocare con la sabbia è molto molto bello.
Ore 12, la spiaggia si sta riempiendo parecchio, tantissimi ombrelloni liberi di gente che non paga chiaramente il lettino. Una bella differenza rispetto all'Italia, dove nelle spiagge in cui ci sono gli ombrelloni a pagamento quasi mai si possono mettere davanti le persone, invece qui è completamente demaniale, quindi la gente fa un po' quello che vuole. Ore 12:30, la spiaggia si è riempita tutta e mi sto rendendo conto che anche in questa zona piena di finlandesi è stra pieno di italiani. Forse devo dirvi che è la prima volta dopo una settimana di vacanza che sento così tante voci amiche. Vabbè, tra l'altro noi italiani siamo quelli della spiaggia gratuita, quindi la maggior parte della gente è su questi asciugamani da spiaggia in zona libera, e devo confermarvi che a spiaggia piena è davvero ancora più forte l'effetto di estate, di mare, di Caraibi. Dopo aver sfruttato le ore più fresche della giornata, ora è l'una e dobbiamo andare a cercare un posto per mangiare lontano dal caldo per i nostri bambini piccoli. Guardate questo bar con le altalene come seduta, chiaramente vista mare. Qualche negozietto con qualche borsa griffata. Qui possiamo vedere a tutto campo la grandezza di questo club hotel. E vi sto per portare finalmente nella piccola Venezia del sud di Gran Canaria. Guardate, c'è anche il ponticello. Wow! Un bel porticciolo, penso che abbia un 50 posti barca, ma quello che fa più specie è la cura di questa piccola isoletta che hanno creato. Sembra finta, talmente è perfetta. Anfi del Mar sembra quei piccoli angolini che abbiamo noi in Italia negli hotel 5 stelle, 5 stelle lusso, un po' fatati, fiabeggianti. Riesce un po' a riprendere quello che sono i canoni dell'alto lusso che difficilmente si riescono a trovare in isole che non siano Tenerife o in alcune piccole cose, devo dire anche Lanzarote. Gran Canaria l'ho sempre reputata e la continuo a reputare una Fuerteventura che ci ha creduto tanto, anche se in realtà Gran Canaria come seconda isola capitalina insieme a Tenerife è un po' una mamma, quindi non è Gran Canaria che ci crede troppo, ma in realtà probabilmente un tipo di clima, di conformazione dell'isola molto diverso da quello che è quello di Tenerife e molto più simile, secondo me, per certi versi a Fuerteventura. Queste due ultime isole molto secche con difficoltà riescono a riemulare un ambiente incantevole come quello che stiamo vedendo oggi in questo video qua. Chiaramente il pensiero non sarà unanime, non credo che tutti penserete che questo sia un grande valore aggiunto per Gran Canaria, anzi per alcuni già l'ho sentito l'altro giorno quando nella live abbiamo appunto registrato qui, alcuni mi hanno appunto detto no, non mi piace proprio Anfi del Mar perché è proprio l'antitesi della natura, è proprio il contrario di quello che dovrebbe essere secondo me la valorizzazione di un territorio. Vi voglio lasciare con questo punto di domanda, mi piacerebbe avere un vostro commento, penso di avervi già dato così un po' passivamente il mio, ma scrivetelo e poi lo discutiamo assieme. Ragazzi, anche oggi il nostro video finisce qui. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questa bellissima e calda giornata di Gran Canaria. Io vi aspetto, come sempre, sul posto a Fuerteventura.